c'è una lista di nomi di nostri giovani in URSS, una lista stesa da un funzionario russo probabilmente, e accanto per esempio al nome Rossetti, accanto a lui c'è questa nota: trotskista punto deportare. Sotto al foglio c'è scritto a penna Saglasen, sono d'accordo in russo, e sotto la firma Ercole, ovvero Palmiro Togliatti. Mario Pastore del Giorno, quotidiano di Milano. Onorevole Togliatti, scusi, vorrei fare un esempio concreto di morale. Una domanda, per favore. Si capisce? L'esempio è sotto forma di domanda. Ai tempi di Stalin, per esempio, i dirigenti comunisti erano certo al corrente di certe cose che succedevano nell'Unione Sovietica. È un esempio, eppure non lo denunciavano, anzi respingevano le accuse che in tal senso venivano da altre parti. Ecco un caso di moralità sacrificata sull'altare dell'interesse di partito. Ecco, noi siamo stati al corrente quando abbiamo letto il famoso rapporto di Khrushchev. Allora siamo stati al corrente. Prima si ricordi che noi abbiamo lavorato e lottato clandestinamente nel nostro paese, nell'immigrazione, contro il fascismo. Questo era il nostro obiettivo. Non andavamo a trovare quello che vi fosse di male nell'Unione Sovietica, di cui accettavamo la grande conquista positiva, la conquista della rivoluzione, il potere nelle mani della classe operaia. Quando ci hanno fatto vedere le cose cattive che vi erano, abbiamo detto correggetele, cercate che non si ripetano più. Togliatti è reticente, dice non sapevamo. Poi, a una domanda più precisa, risponde ancora più vagamente. Romolo Mangione della Giustizia, quotidiano del Partito Socialista Democratico Italiano. Onorevole Togliatti, vi sono in Italia famiglie di compagni che ancora attendono di sapere come è scomparso il loro parente in carcere o nella deportazione al tempo di Stalin, di cui lei, onorevole Togliatti, era uno stretto collaboratore, come tutti sappiamo. Onorevole Togliatti, vogliamo parlare della scomparsa di questi comunisti italiani in Russia? Per favore, ci dica qualche cosa. Quanto al fatto che ci siano stati degli operai, dei compagni nostri che sono stati perseguitati nell'Unione Sovietica, è verissimo che vi furono casi simili. Noi, quando l'abbiamo saputo, siamo intervenuti e abbiamo ottenuto la necessaria soddisfazione. La realtà è diversa.